16 dicembre 1987. Buonasera. Da 2 ore il presidente della Corte d'Assise di Palermo sta leggendo il dispositivo della sentenza che chiude il più grande processo alla mafia mai celebrato in Italia. Un grappolo di ergastoli ha colpito tutti i capimafia imputati, la tesi dell'accusa e le confessioni di Tommaso Buscetta vengono dunque convalidate da questa sentenza. I due pubblici ministeri, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, avevano del resto definito la loro requisitoria un progetto di sentenza, confermate soprattutto dalla sentenza l'esistenza e il teorema della cupola, il vertice delle cosche presieduta dal cosiddetto Papa della Mafia, Michele Greco, condannato all'ergastolo. Ha evitato invece la condanna all'ergastolo Pippo Calò, mentre per Luciano Ligio la Corte d'Assise ha deciso in pratica di non poter procedere perché è già condannato per gli stessi reati. Condannato fra gli altri a 7 anni l'esattore Ignazio Salvo, definito dai pubblici ministeri cerniera fra mafia e politica. Io ti leggerei ora l'elenco dei condannati all'ergastolo: Rosario Riccobono, Francesco Madonia, Giuseppe Lucchese, Giovan Battista Pullarà, Francesco Bruno, Filippo Marchese, Giuseppe Marchese, Antonino Marchese, Vincenzo Sinagra, nato nel 1952, Antonino Sinagra, questi sono fra i sicari, boia della cosiddetta Camera della Morte, Salvatore Rotolo, un altro killer accusato fra l'altro dell'omicidio del medico legale Paolo Giaccone, Pietro Senaba, Carmelo Zanca, Bernardo Provenzano e Salvatore Rina, i luogotenenti di Luciano Ligio. Giuseppe Greco è il cosiddetto super killer, l'amico d'infanzia di Mario Prestifilippo, ucciso qualche mese prima della sentenza, e poi Benedetto Santapaola e Pietro Vernengo. Benedetto Santapaola considerato uno dei killer del gruppo di fuoco che il 3 settembre dell'82 in via Isidoro Carini assassinarono il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dall'aula bunker avrei concluso.